il principio di sovrapposizione e l'interferenza. Quando nello stesso mezzo si propagano più onde, invece di interagire tra loro, semplicemente si attraversano e sommano i loro effetti. Questo è il principio di sovrapposizione. Adesso vediamo questo esempio grafico. Qua abbiamo due onde in forma di impulsi, un impulso che viaggia verso destra, un altro che viaggia verso sinistra. Potrebbero essere sia impulsi trasversali lungo una corda, oppure due impulsi longitudinali dove questi grafici stanno a rappresentare qui una zona di sovrappressione, per esempio dell'aria, quindi un'onda sonora, e una zona di sovrappressione anche in quest'altra zona qui. Questi due impulsi vanno uno contro l'altro e quando stanno vicini sommano i loro effetti a produrre un impulso che è la somma dei due, dopodiché invece di interagire non è che rimbalzano o si respingono, ma semplicemente ciascun impulso prosegue dopo aver attraversato l'altro. Quindi l'impulso che proveniva da sinistra continua ad andare a destra e l'altro continua ad andare a sinistra. Questo in particolare è un esempio di interferenza costruttiva perché gli effetti dei due impulsi si sono sommati rinforzandosi a vicenda. Ripetiamo che può trattarsi di due impulsi che corrono lungo una corda, quindi la corda si solleva trasversalmente ancora di più nel momento in cui i due impulsi sommano i loro effetti, oppure possono essere due zone di addensamento dell'aria, nel caso di onde sonore, e nel momento in cui questi due impulsi interferiscono uno con l'altro, sommano i loro addensamenti, quindi qua in questo momento le molecole dell'aria sono ancora più addensate. Possiamo anche vedere questa animazione, è la stessa cosa che abbiamo visto un attimo fa nel disegno, quindi c'è la corda, principio di sovrapposizione, le due onde si attraversano senza disturbarsi e semplicemente sommano i loro effetti. Vediamo infatti che arrivano i due impulsi, sommano i loro effetti e poi procedono indisturbati. Quando due onde si sovrappongono in una stessa zona dello spazio si chiama interferenza.